Devo dire che tutte le volte che abbiamo lavorato con Sileoni si sono risolti tutti i problemi, perché la visione è nell'interesse comune delle persone che lavorano nella banca. È un rapporto che si svolge fra un capo azienda ed un capo delle organizzazioni sindacali che ha sempre dimostrato di lavorare per fare il bene delle persone della banca. Credo sia uno dei pochissimi politici preparati che abbiamo oggi e ricopre un ruolo estremamente significativo e importante. Grazie per l'invito, grazie anche per le belle parole che mi hai rivolto. Questo grande convegno, caspita, avete fatto una cosa da grande partito, complimenti. Più che il convegno della Fabi, qui sembra una confessione. Una confessione. No. È la prima però grande uscita in pubblico, lo ringraziamo quindi per sottoporsi a questo fuoco di fila tra giornalisti e sindacalisti, una cosa veramente, una situazione terribile. Ma mi puoi dire per favore perché ti sei messo in ballo su MPS? Per quanto riguarda Monte dei Paschi di Siena, si potevano fare due cose. La prima è non farlo, oppure discutere con la controparte quale poteva essere un percorso e delle condizioni che potevano funzionare per entrambi, accordarci a quelle condizioni e provarlo a fare funzionare. Faccio notare una cosa, che lei, Sileoni, è un uomo potente. Io mi presento, sono il conduttore di una trasmissione popolare, diciamo così, noi facciamo 1 milione di ascoltatori ogni giorno, vedo che anche voi comunque non siete messi male. Quello che hai sentito in questa grande assise, effettivamente, complimenti Sileoni, perché ha messo insieme tutto il mondo bancario italiano e non solo. Sono d'accordo con Sileoni, non ci spaventano i cambiamenti che ci aspettano. Sono d'accordo anche sul tema che serve a tutti il contratto, serve a noi. Serve credo anche alla categoria in genere e anche al sindacato. Sono un imbucato qui perché veramente a quanto diceva prima il segretario, qui ci sono fior di banchieri e io non sono tale. Ringrazio tantissimo Lando che in tempi, non solo in tempi recenti ma da molti anni è un riferimento credo, non solo per tutto il sistema bancario e per tutti noi, ma anche dal punto di vista personale. Situazioni da guardare nei territori del Mezzogiorno, sempre come diceva prima Sileoni, ce ne sono, andiamo insieme la prossima volta, se viene con me io lo porto volentieri con me. È giusto che parlando e definendo questi ambiti in modo preciso con le associazioni sindacali poi si provi a trovare una soluzione. A proposito di questa maratona in cui sfilano i gran capi delle banche italiane. Per garantire tutti noi dovremmo avere il coraggio di prendere il contratto nazionale e di cambiarlo radicalmente. Mi è venuto un attimo perché ho ancora, voglio dire, la fatica del vecchio. Lo sanno, ma non è tanto. E i protocolli che ci sono stati nel frattempo, però ha ragione. Sarò rapidissimo, ma volevo dire tanto di cappello alla Fabi e lo dico senza piaggeria, perché oggi in questo paese, insieme alla Coldiretti, è forse l'unica organizzazione sociale che esprime una capacità di mobilitazione davvero significativa. Quindi complimenti.